Le professoresse Paola Dragonetti, Stefania Mercanti, referenti del progetto dal Polo Nord a Lampedusa alla ricerca di raggi cosmici. Ci parli di questo progetto? Chi l'ha voluto? Allora, questo progetto fa parte di un progetto, è un progetto di alternanza scuola-lavoro della nostra scuola e fa parte di un progetto più esteso che si chiama Extreme Energy Events e che è stato ideato dal professor Zichichi in collaborazione con il Centro Fermi. Chiaramente questo progetto ha lo scopo proprio di portare all'interno della scuola e quindi dare in mano agli studenti degli strumenti scientifici che vengono utilizzati per rivelare i raggi cosmici. Questo è importante perché? Perché i ragazzi finalmente fanno scienza proprio in prima persona e partecipano a un esperimento scientifico a livello internazionale. Infatti per la nostra isola è un'occasione incredibile, e i nostri ragazzi si sono buttati a capofitto in questo progetto e si sono veramente impegnati tanto. Come vedrete, saranno bravissimi. Allora, noi abbiamo organizzato questo progetto qua a Lampedusa, dal titolo Dal Polo Nord a Lampedusa, e abbiamo cercato di lavorare e far lavorare tutti i ragazzi dell'Istituto Onnicomprensivo di Lampedusa, in particolare quelli dell'Istituto Superiore, proprio per interessarsi a queste tematiche che sono state studiate, elaborate qua nell'isola di Lampedusa presso l'Istituto Superiore. Naturalmente abbiamo studiato i raggi cosmici in particolare, che sono state la tematica principale che ha visto tutti i ragazzi del liceo impegnati proprio in questa attività laboratoriale. Li ringrazio sempre di cuore per l'impegno profuso in questa attività.